Buonasera al TG Lis. Le campagne della Sardegna stanno affrontando una nuova emergenza. Due fenomeni distinti ma altrettanto preoccupanti stanno minacciando la salute delle foreste e dell'isola. Da un lato il deperimento delle querce da sughero, problema già noto e studiato, che se trattato in tempo può essere reversibile. Dall'altro il disseccamento di più piante come leci, ginepri, oleandri, che si sta manifestando con particolare intensità lungo la costa orientale dell'isola, che sembra essere principalmente legato alla prolungata mancanza d'acqua. Oggi presso la sede dell'Assessorato regionale all'Ambiente a Cagliari è stato convocato un tavolo tecnico regionale per analizzare la situazione e le eventuali azioni da adottare per contenere il fenomeno. Per affrontare la nuova emergenza la Regione, con una delibera urgente, metterà in campo circa 1.150.000 euro. Per diverse settimane il suo corpo senza vita è rimasto sotto ciò che resta di una palma, esattamente dove è stato individuato da un giovane che stava sistemando la propria auto. Il cadavere si trovava a meno di 5 metri. Solo oggi, dopo aver rintracciato i parenti residenti ad Arzachena, i carabinieri di Olbia hanno diffuso il nome. Si tratta di Umberto Sini, classe 1962, originario di Bottida, in provincia di Sassari. L'uomo aveva interrotto i rapporti con i familiari da molti anni, non aveva figli e non era sposato. Viveva volontariamente una vita di solitudine lontano dal mondo a Olbia. La sua vita era simile a tante altre, tra alcol, qualche spicciolo elemosinato per un panino e un riparo di fortuna. Per un certo periodo aveva trascorso le notti al dormitorio della Caritas, ma il suo rifugio era sotto il cavalcaferrovia, a una cinquantina di metri dal punto in cui è avvenuto il decesso. Nel fine settimana l'ufficio studi della CGA di Mestre ha pubblicato l'ultimo report sulla capacità contributiva degli italiani. In Sardegna 649.000 persone ricevono l'assegno di pensione, mentre sono 566.000 quelle attive nel mondo del lavoro percependo uno stipendio, una differenza di 83.000 unità che ha portato il saldo pensionati occupati nella nostra regione al quintultimo posto a livello nazionale, una storia che va avanti in modo crescente negli ultimi 20 anni. È una piaga che da sempre contraddistingue il meridione d'Italia, sicuramente è una delle ragioni fondamentali per cui le regioni settentrionali hanno spinto per l'approvazione in Parlamento dell'autonomia differenziata. In Sardegna dilaga la lingua blu, sono ormai centinaia i casi conclamati, tanti altri sono in fase di accertamento, quanto denuncia in una nota la Coldiretti Sardegna. I focolai sono estesi in tutta la regione e da pochi casi di qualche settimana fa a oggi la lingua blu sta raggiungendo proporzioni devastanti per gli allevamenti. Non sono serviti gli appelli che avevamo fatto già all'inizio dell'anno alla regione per attivare tempestivamente un piano in vista di questa estate per la somministrazione di vaccini per sostenere gli allevatori per l'acquisto degli antiparassitari. Invece il mobilismo degli assessorati dell'agricoltura e della sanità in particolare hanno portato a una situazione insostenibile per i nostri allevamenti con gravi responsabilità, sottolineano il presidente e il direttore dell'associazione Battista Qualbo e Luca Saba.
Sono oltre 1.200 i pazienti visitati nella piattaforma ambulatoriale ospedaliera del San Francesco di Nuoro a 4 mesi dalla sua inaugurazione. Un'offerta a misura di paziente allestita nei locali attigui alla hall della struttura che include tutte quelle attività sanitarie e giornaliere che esulano dalle degenze e che ora riguardano tutta l'area medica tranne cardiologia che sarà attivata a settembre. A breve, per sapere la ASL, le visite includeranno anche l'area chirurgica, un servizio per il quale l'incarico di funzione organizzativa è stato assegnato al dottor Francesco Turvoni, che fa dell'innovazione tecnologica del comfort il suo punto di forza e che consente di portare a termine l'intera filiera di cura del paziente, dalla presa in carico al processo diagnostico e terapeutico. Il prestigioso premio Maria Carta sarà assegnato alle cantanti Tosca e Daniela Pes. La 22esima edizione, presentata stamattina presso la sede della Camera di Commercio di Sassari, in programma a Sirigo domenica 1 settembre, coincide con il 90esimo anniversario della nascita e il 30esimo della scomparsa della grande artista sarda. A rivelare i dettagli della manifestazione, Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta. Sono premiate anche le eccellenze che sono distinte nel campo dell'imprenditoria e il Circolo degli Immigrati Sardi di Trieste, un premio che rende omaggio ad un artista che ha sempre portato nel cuore il suo paese di origine, come ha ricordato il sindaco di Siligo Giovanni Porchetti. Grazie per averci seguito, arrivederci.